KO a Zacian V. Mamma mia, fortissimo. Stai cercando un mazzo che sia economico, forte, facile da giocare e divertente? Allora sei proprio nel posto giusto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel Covo di Weavile. Io sono Stefano e in questo video voglio parlarvi di un mazzo di evoluzioni a Paldea di cui nessuno ha ancora parlato, ma che secondo me è uno dei mazzi più belli tra quelli usciti in questa nuova espansione. L'attaccante principale di questo mazzo è Velusa. Velusa con il suo attacco fa soltanto 120 danni, ma li fa con un'energia e li fa dal primo turno. Riuscire a fare questo attacco ogni turno della partita, fin dal primo turno, è molto più semplice di quanto non sembri e questo mazzo riesce a mettere in difficoltà anche i mazzi più forti del formato. È un mazzo che consiglio soprattutto ai principianti perché è molto semplice da usare, ma non solo ai principianti perché è un mazzo comunque bello e forte anche per chi ha già un po' di esperienza. E oltretutto è molto molto economico, non giochiamo neanche una carta X e neanche una carta V. Se quindi volete costruire questo mazzo, vi dico già che per quanto riguarda le carte singole, potete acquistarle su Cardtrader. Con Cardtrader Zero, oltretutto, avrete anche la possibilità di pagare una sola spedizione e quindi di risparmiare un sacco di soldi. Iscrivetevi a Cardtrader con il link nella mia descrizione, così supporterete questo canale e avrete anche 2 euro da usare subito su Cardtrader. Per quanto riguarda invece i codici online, potete acquistarli su Bybit Digital Codes. Ricordatevi che avete anche uno sconto del 5% se scrivete Weavile al momento dell'acquisto. E ultima cosa, poi passiamo al video. Naturalmente ragazzi, se cercate dell'accessorio oppure dei prodotti come dei box, vi consiglio Car Square, che è il negozio del mio carissimo amico. Ecco la lista di questo mazzo incredibile. Io in questo momento sono carichissimo perché ho già girato le partite e sono state entrambe spettacolari, quindi sono molto energico. Ragazzi, questo Velusa, che io non avevo neanche notato quando avevo fatto la top 20, poi mi sono messo a riguardare le carte adesso e ho notato questa carta, fa 120 danni con 4 energie. E voi potreste dire, ma cosa? Se non hai carta in mano, fa 120 danni con un'energia acqua. Se ci pensate, è molto simile a Cramorant. Cramorant fa 110 danni senza energie con 4 carte nell'area perduta. Se non fosse che è molto più semplice fare tutti questi danni, cioè svuotare la mano è più rapido che mettere 4 carte nella perduta. Velusa oltretutto ha 130 punti salute e non 110, quindi tra l'altro non viene nemmeno messo KO da Cramorant. Spoiler, vedremo una scena di questo tipo in questo video. E questo è l'unico attacco che useremo tutta la partita. Speriamo di non dover mai utilizzare l'attacco carica. Qual è l'obiettivo del mazzo quindi? Riuscire ogni turno ad avere in gioco un Velusa con un'energia acqua e 0 carte in mano. Che non è così semplice, ma non è nemmeno così difficile. Una carta fondamentale in questo mazzo è Articuno di Pokémon Go. Con la sua abilità, i Pokémon base acqua che hai in gioco fanno 10 danni in più. Velusa fa soltanto 120 danni, possiamo arrivare fino a 150 danni. Che comunque è un buon numero. Giochiamo la cintura scelta con cui possiamo fare 30 danni in più ai Pokémon V e quindi possiamo arrivare anche a fare 180 danni. Quindi questi danni in più a volte sono importanti. Non mettete in gioco Articuno se non è indispensabile. Cioè se state sfidando un mazzo come Gardevoir per esempio, e lo vedremo in questo video, Articuno non è così importante perché attacchi sempre dei Pokémon già danneggiati. Una carta che giochiamo che è il motivo per cui questo mazzo funziona, cioè senza questa carta questo mazzo non funzionerebbe, è Venusaur Lucente. Venusaur Lucente dice che a fine turno, dopo che hai attaccato e che hai pescato i premi, puoi pescare fino ad avere 4 carte in mano. Ragazzi, noi abbiamo sempre 0 carte in mano, quindi il nostro obiettivo è attaccare con 0 carte in mano, però poi peschiamo fino ad averne 4 e iniziamo il turno successivo con 5 carte in mano, perché abbiamo 4 più quella di turno. Giochiamo le carte che ci servono, quindi non so, riprendiamo Velusa, assegniamo l'energia, usiamo il Pokémon Catcher, svuotiamo la mano, quindi usiamo quelle che ci sono avanzate, rifacciamo l'attacco e così via. L'ultimo Pokémon di cui vi parlo è Spiritomb. E voi direte, che cosa c'entra Spiritomb in questo mazzo? Spiritomb ha un'abilità fortissima. Dice che i Pokémon V base in gioco non hanno abilità. Mi serve essenzialmente contro Mew. Perché Mew gioca Genesect, noi mettendo Spiritomb in panchina non gli facciamo utilizzare Genesect. È come se ci fosse costantemente un sentiero Biancacima in gioco. E questa è una cosa assolutamente fortissima. Perché blocchiamo completamente il mazzo Mew, che può metterci in difficoltà, perché Mew può switchare tante volte gli attaccanti, può attaccare, rimischiarsi nel mazzo, e quindi cioè, noi non metteremo mai KO Mew con un solo attacco. Con Spiritomb diventa molto più semplice. Giochiamo 6 energie acqua, vabbè, quelle... vi faccio vedere anche le energie acqua, perché sono belle, guardate che belle, che luccicano. 6 energie acqua, noi giochiamo il minimo indispensabile, perché noi non possiamo rischiare di avere in mano... cioè, la difficoltà in questo mazzo è riuscire a utilizzare sempre le carte che hai in mano. Alcune in qualche modo non possiamo utilizzarle e quindi vanno scartate per esempio con l'Ultra Ball.
Però se noi giocassimo 10 energie, spesso ci capiterebbe di avere delle energie extra in mano, ma possiamo assegnare una sola energia a turno. La cosa interessante ora sono le carte strumento, le carte allenatore. Giochiamo praticamente una sola carta aiuto, ed è Pioni. Pioni dice, scarda tutte le carte che hai in mano, e già qua ci piace, e prendi due carte allenatore, anzi fino a due carte allenatore, anche solamente una volendo. Noi possiamo prenderci per esempio due Minor Ball, così riempiamo la panchina, possiamo andare a prendere delle scarpe da trekking, possiamo andare a prendere la cintura scelta nel caso volessimo fare dei danni in più. Insomma, il nostro mazzo è composto quasi unicamente da carte strumento che possiamo usare subito, un paio di carte stadio e queste carte aiuto. Pioni va benissimo, tra l'altro se gli serve, che ne so, magari ci serve Minor Ball più energia, cioè o meglio ci serve un Velusa e l'energia, giochiamo 4 ricerca di energia. L'idea è che noi giochiamo carte che possiamo giocare anche a vuoto. Se piuttosto che giocare più energie, giochiamo 4 ricerca di energia, magari abbiamo già l'energia assegnata, usiamo ricerca di energia e non prendiamo niente e non abbiamo più carte in mano. L'obiettivo è questo. Stesso discorso per Pokégear. Pokégear è una carta che se ti serve, ok, magari trovi Pioni. Se non ti serve, la usi a vuoto. E questo vale anche per la Peso Ball, vale anche in parte per le scarpe da trekking, perché dipende dalla carta che trovi, quindi puoi scegliere di scartare una carta che magari ti rimarrebbe in mano e magari quella dopo invece la puoi usare subito. Anche la canna da pesca super è fondamentale in questo mazzo, perché noi comunque subiamo KO spesso e scartiamo tante risorse. Per quello che io dico sempre, cercate sempre di lasciare se possibile uno o due spazi vuoti in panchina. Quindi se prendete dei Pokémon base quando pescate con Venusaur potete metterli in gioco. Se avete la panchina piena siete obbligati a scartare i Pokémon extra che avete. Con la canna da pesca li recuperate. Per i Pokémon ho messo anche una Sofora, una sola, per non rischiare appunto che abbiamo in mano Sofora quando non ci serve. Ti riprendi solitamente un Velusa e un'energia acqua per attaccare in quel turno. In realtà questa carta sono un po' indeciso se lasciarla o no. Potremmo giocare un ordine dal capo, però appunto anche in questo caso bisogna sempre stare attenti se, a vedere se possiamo giocare questa carta oppure no. Altre carte fondamentali in questa lista, senz'altro i modi per ritirare, 4 carretti di scambio e una fune di fuga. Vorrei più fune di fuga, magari riduciamo i carretti e mettiamo qualche fune di fuga in più. Venusaur ritira a 4 se non ricordo male, a 3. E quindi se ci fanno boss su Venusaur bisogna ritirarlo, quindi serve soprattutto per questo. Articuno ritira a 2, quindi abbiamo bisogno di tanti modi per ritirare. E queste sono carte che possiamo usare tranquillamente a vuoto. Quindi se inizi il turno con un carretto di scambio e hai un solo Velusa in gioco, mandi attivo Articuno, lo ritiri col carretto di scambio e l'hai utilizzato. Acchiappa Pokémon. Questa carta dice che se esce testa, prendi un Pokémon dalla panchina all'avversario e lo metti in posizione attiva. Questa carta va benissimo perché non è una carta aiuto, quindi non rischiamo che ci rimanga in mano quando abbiamo usato Pioni o un'altra carta aiuto, e se non ci serve possiamo comunque utilizzarla. Poi solitamente c'è sempre magari un Pokémon in panchina che ci va bene mettere KO, a volte vogliamo effettivamente andare a prendere un Pokémon dalla panchina, quindi è molto forte. Giochiamo poi come carta strumento importantissimo il Cramobot. Il Cramobot ci fa scartare le carte strumento che non possiamo utilizzare, che ogni tanto può capitare, ma soprattutto ci fa prendere le carte che ci servono. A volte abbiamo in mano delle carte strumento che non ci servono, perché comunque ne abbiamo tantissime, ci possiamo andare a prendere, che ne so, Pioni con Cramobot. E così siamo a posto, quindi Cramobot qui è fortissimo. Cos'è che mi resta da spiegarvi? Beh, il Pokéstop. Ne giochiamo solamente due per non rischiare di averne in mano, perché se noi abbiamo un gioco un Pokéstop e un altro Pokéstop in mano non possiamo giocarlo. E va scartato per forza con un Ultra Ball o con un Pioni. Quindi giochiamo solamente due. Pokéstop ti fa scartare le prime 3 carte del mazzo e prendere tutte le carte strumento che trovi. Noi giochiamo quasi soltanto carte strumento. Pochissimi Pokémon, ma li mettiamo in gioco quasi tutti subito. E poi le energie che comunque possiamo recuperarle grazie alla canna da pesca super. Perché adesso comunque è uscita anche la canna da pesca super. Quindi Pokéstop è molto utile, non usatelo se non vi serve perché rischiate di scartare risorse e di prendere in mano carte strumento che non potete usare. Quindi il Pokéstop serve quando non c'è alternativa, quando magari, non so, hai in mano 3 carte e non sai come fare a scartarle, usi il Pokéstop e magari trovi un Ultra Ball. Quindi bisogna stare attenti a usarlo. Credo di avervi spiegato tutto. Ragazzi, state per vedere un mazzo veramente bello, quindi buona visione. Allora, posso iniziare io oppure no? Guarda, allora, io nel dubbio preferisco iniziare, perché nel senso, normalmente posso attaccare anche al primo turno, visto che però non ci riesco sempre, inizio per primo. Guardate che bella mano, tra l'altro, io avrei tranquillamente attaccato al primo turno senza problemi, però ecco, per sicurezza sempre meglio settarsi con calma, anche perché questo mi permette di caricare due Velusa separatamente.
che è importante nel caso dovessi subire un KO e non riuscire a settarmi dopo. Quindi non c'è fretta, nessun mazzo può mettermi KO un Velusa al primo turno, tranne Mew con Meloetta, proprio l'unica eccezione. E in quel caso gioco Spiritomb, quindi ne sto tranquillo, tanto Cramorant il KO non lo fa. Vediamo contro cosa sono. Sono contro un Gardevoir, va bene, quindi KO al primo turno non arriverà. Allora, direi che iniziamo con una scarpa da trekking. Mi prendo un Pokégear, mi va benissimo. Scarpa da trekking. E questo lo scartiamo, dai. Un Peony, va bene, quindi grande abbondanza di carte molto simili. Vado a prendere Venusaur perché è una carta davvero troppo importante. Questa la assegno. E il Pokéstop in realtà sono abbastanza tranquillo a utilizzarlo anche subito. Anche se potrei scartare delle risorse, non importa. Ben due Peony? Wow. Ok. Cramobot, scartiamo un Pokégear perché tanto Peony ce l'ho già. Testa. Mi sa che prendo un bel Battle V-Pass. Ah no, è vero che l'ho tolto i Battle V-Pass, perché sennò mi rimangono in mano. Allora, posso andare a prendere magari una Minor Ball. Mi sembra un ottimo compromesso. Oppure più che una Minor Ball... No, sì, va bene la Minor... Volevo prendere la Minor Ball o prendo direttamente un Pokémon? Dai, prendo direttamente un Velusa, così almeno la Minor Ball la posso pescare dopo e mi va benissimo. Prendo un Velusa. Pokégear lo uso a vuoto. Ok. Passo e potrò utilizzare Venusaur, che va benissimo. Ok, pescato anche delle belle carte. Allora, peccato per questi Peony. Ne avevo uno in mano e due li ho trovati col Pokéstop. Il Pokéstop è una carta molto rischiosa da usare, non poteva andare peggio, mi sa. Però in qualche modo adesso ce la caviamo lo stesso, secondo me, perché Peony aiuta a trovare le carte che ti mancano quando non hai le carte che ti mancano. Cioè, non è come avere scartato, che ne so, Venusaur e magari avere i Super Ami nei premi. Se ho scartato Peony, pazienza, tutto sommato. Se il mazzo gira, comunque non dovrebbero esserci troppi problemi. In ogni caso, io con questa mano, senza altro, farò un KO al prossimo turno. E a me questa cosa va benissimo. Devo pescare un premio per primo. Perché lui pesca un premio a turno, e io pure. E io attacco per primo. Quindi, di questo passo, salvo imprevisti, io vado avanti bello tranquillo a fare i miei KO. Non dovrei nemmeno aver bisogno di giocare Articuno, tra l'altro, perché tutti i suoi Pokémon comunque saranno danneggiati. L'unico rischio è Gardevoir EX, che però comunque un paio di danni dovrebbe avercelo, magari anche 40. Quindi 270, sì, magari un Articuno in gioco ci può stare. Ecco Zacian. Non serve stare a giocare Spiritomb in questo caso, perché comunque è un'abilità poco rilevante questa qua. A parte che la usa subito adesso e poi non serve più. Però, nel senso, Spiritomb fa niente. Ecco, lasciare qualche spazio libero in panchina è importante per quelle volte in cui magari non riesci a liberarti dei Pokémon che hai in mano, anche se lo giocano pochi apposta, e meno li puoi mettere in panchina. Comunque ora va benissimo perché io posso mettere KO questo Mew. Ok, se dovessi trovare un Pokémon Catcher lo userei senz'altro. Questa energia la assegniamo. Usiamo un Ultra Ball sulle due ricerche di energia. Per prendere, vabbè, dai, un Articuno prendiamolo. O magari voglio prendere un Velusa, visto che non ho fretta di prendere Articuno. Dai, prendiamo Velusa, così non rischio di scartarlo col Pokéstop. Ok, Peony. Con Peony posso andare a prendere... Io potrei prendere doppio Pokémon Catcher. O è meglio conservarli per dopo, magari. Vorrei evitare di farmi fare due KO. Quindi secondo me un bel doppio Pokémon Catcher può essere una cosa interessante in questo caso. Visto che sono anche messo molto bene. Dai, sì, facciamo questa giocata qua. Ah, se faccio testa al primo... sì. Spero di fare croce al primo. Ovviamente! Allora, facciamo così. Tiro avanti Ralts. Se ora faccio croce, è comunque meglio che mettere KO con Mew. Se faccio testa, metto KO Zacian. Ho fatto doppia testa, vabbè. Sì, non ci avevo pensato che in effetti era una giocata un po' strana questa. Comunque va benissimo, perché io faccio questi danni qua, che sono importanti. Però ora lui pescherà un premio, ma io ne pescherò due. Ok, mano, wow. Mano eccezionale. Ecco, il Pokéstop, ragazzi, state attenti a usarlo. Se non avete bisogno di usarlo, non usatelo.
perché rischiate di scartare risorse importanti e di ritrovarvi con carte in mano che non potete scartare. Quindi in questo caso a me non serviva usarlo. Con questo mazzo probabilmente davvero magari metto giù un Articuno, perché Greninja 130 così. Tanto se lui sceglie di attaccare con Zacian, poi glielo metto KO. Uno dei punti deboli di questo mazzo naturalmente è il boss su Venusaur e fare danno in panchina, cosa che solitamente i mazzi non possono fare, il fatto di danneggiare in panchina. Se possono, ok, comunque i mazzi giocano uno, massimo due boss, io ho 5 modi per ritirare, quindi è comunque un rischio che ci sta. Chiaro, a fine partita, se magari ho esaurito tutti i modi per ritirare, può essere un modo per vincere, però basta stare un po' attenti. Intanto questo attacco su Zacian è stato importante. Adesso vediamo che cosa intende fare il mio avversario, se vuole puntare a fare comunque il KO con Zacian, visto che ormai è lì, oppure se preferisce ritirarlo. Ha scartato Cresselia e Gardevoir, ok, che ha tantissimi modi per recuperarli, però interessante. Ok, abbiamo una Candy, suppongo. Energia di scarti 1-2. Ok, vediamo se quindi attacca con Zacian o se prova già ad attaccare con Gardevoir, che non sarebbe una cattiva idea, eh. Kissara, ok. Un po' mi dispiace perché avevo una mano eccezionale. Adesso mi troverò con 6 carte in mano che a occhio croce dovrei riuscire a sfoltire senza problemi. Arriva anche Kirlia. No, sono curioso di capire che cosa vuole fare. Tra l'altro io ho una fune di fuga che purtroppo se la uso vuol dire che non posso danneggiare Zacian se lui attacca di Zacian adesso. Quindi fune di fuga è una di quelle carte che ho messo perché mi serve un quinto modo per ritirare, che a volte è fortissima, a volte come in questo caso potrebbe essere fastidiosa. Ho comunque diversi modi per scartarla, quindi nel caso vediamo. Vediamo cosa sceglie il mio avversario. Il mio avversario davvero potrebbe scegliere di attaccare di Gardevoir adesso. E se faccio fune di fuga vuol dire che pesco un premio senz'altro. Devo ancora fare raffinatezza. I turni di Gardevoir sono lunghissimi, mamma mia, mi sembra mezz'ora che non sto giocando. Ha scartato un boss, benissimo, ne gioca uno solo probabilmente. Energia della mano su Zacian. Se attacca con Zacian devo trovare il modo di scartare la fune di fuga. Mamma mia, sì, no, sono due premi. Non posso fare fune di fuga e dover rifare Pokémon Catcher per metterlo KO. Sono due premi troppo succulenti questi. Diciamo che magari mando questo, così lo switch card comunque lo uso. Devo trovare un Ultra Ball per scartare qualcosa nelle carte che ho in mano. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, scarpe la tracking. Assolutamente sì. Poi, Articuno va benissimo. Minor Ball. Ok, per l'ultimo Pokémon che è rimasto. Spiritomb. Facciamo Cramobot su fuori di fuga. Spero di fare croce in realtà stavolta, perché non voglio usare Cramo. Perfetto. Carretto di scambio, mando Velusa. Anche in questo caso non uso il Pokestop perché sarebbe rischiosissimo. KO ragazzi, due premi, sono sopra di premi e sono bello settato perché sono messo molto bene. Pesco due premi, pescherò altre due carte con Venusaur. Due carte che posso entrambe giocare, quindi va benissimo. Vediamo adesso quali sono le prossime due. Non sono obbligato a pescarle, però generalmente è meglio comunque pescarle. Ok. Ok, il Pokestop non posso toglierlo, eh. Il Pokestop è una carta che rischia di rimanermi in mano. Qui devo stare molto attento adesso. Adesso la cosa più fastidiosa che lui può fare è attaccare di Gardevoir obbligandomi a fare più di due attacchi. Però visto che si mette su, secondo me, almeno 4 danni,
Io faccio 140 danni a turno, quindi comunque sono due attacchi. Fare due attacchi a un Pokémon a due premi è come fare due attacchi a due Pokémon da un premio. Cioè io pesco due premi con due attacchi, quindi comunque non è un grosso problema. Se lui riesce a giocare invece di due Gardevoir EX switchandoli, allora sì che può mettermi in difficoltà. E lì i Pokémon Catcher diventano importanti. Adesso comunque devo pensare a come scartare questo Pokéstop, perché ho 4 Ultra Ball e ho Pioni. Beh, ho ancora tanti Pioni. No, non ho tanti Pioni, li ho scartati tutti all'inizio. Vediamo, potrebbe essere un problema. Comunque ho il Pokéstop per andare a trovare carte per scartarlo. Magari lui mi toglie il Pokéstop. Infatti non giochiamo più di due Pokéstop per questo motivo, per evitare che rimangano in mano. Raffinatezza. Stiamo giocando contro uno dei mazzi più forti del formato, quindi vediamo se riusciamo a batterlo. Sarebbe impressionante vedere un mazzo che sembra quasi un mazzo meme e che magari invece poi riesce anche a vincere. Mi preoccupa soltanto il Pokéstop. Se dovesse cambiare la stadio sarei troppo contento. Anche perché magari, cioè, lui vuole cambiarmi la stadio, perché dice questa stadio gli serve. Quindi se ha una carta stadio in mano, secondo me la gioca senz'altro. Perché mi è solamente l'aiuto una stadio come questa. Ecco che arriva Gardevoir. Vediamo se vuole attaccare con quel Gardevoir. La cosa interessante è che se si mette tu su un discreto numero di danni, io alla peggio potrei anche fare il primo attacco di Velusa, che ora fa 40 danni. Che sono un po' pochini, infatti non penso che metterà su 5 energie, no, non avrebbe senso. Però ricordatevi che si può fare anche il primo attacco e anche questo è potenziato. Forza avversario! Che sono qui che sto fremendo, voglio capire se riuscirò ad attaccare il prossimo turno oppure no. Spino! Arriva un altro Zacian? Sono solo contento io, eh. Eccolo lì, perfetto. Un altro Pokémon che voglio rimettere KO in due attacchi. Quindi 60 danni. Vuol dire che bastano 160 danni per il KO. 140. Raga, se trovo la Choice Belt lo metto KO. E ho un Cremobot in mano. Devo togliere assolutamente quel Pokéstop. Tra l'altro la Choice Belt rischio di scartarla, quindi devo stare attentissimissimo. Sì, potrei fare... Se faccio il KO adesso, mi porto in una posizione di vantaggio incredibile. Devo riuscirci. Vediamo, dai. Un bel Pioni, l'ultimo. Peso Ball... C'è un Articuno, so che c'è un Articuno nei premi. E anche un Velusa, se non ricordo male. Sì, c'è, questo Velusa è importantissimo da prendere subito. Perfetto, vediamo l'altro premio qual è. Esatto, il catch l'avevo visto che ne mancava uno. Ecco, Velusa va benissimo. Comincerei dal Pokéstop. Vediamo. Catch riesce che... No, lo sapevo. Stavo esitando, non ero sicuro proprio per questo motivo. Quindi Cremobot, scarto il catcher, anche se è importante... No, cavoli. Se prendo Pioni faccio il KO. Sì! Allora, c'è l'altra cosa... Sì, non è nei premi, non è negli scarti, per forza c'è. Ok. Energia, allora, Velusa, energia, Pioni, prendo Choice Belt e magari una canna da pesca super. Sì. Wow, ragazzi, wow. Superamo per due Velusa e un'energia. KO a Zacian V. Mamma mia. Fortissimo. Fortissimo, ragazzi. Ma perché nessuno parla di questo mazzo? Perché nessuno sta parlando di questo mazzo? Wow. Ho trovato pure il catcher.
Va bene, va benissimo, ragazzi. Mamma mia. Non ci ferma più nessuno. Ho rimesso nel mazzo i Velusa, l'energia, non ci ferma più nessuno. Ok? Ho l'energia, ho l'ultra, lo posso settare subito un nuovo Velusa al prossimo turno e restare senza carta in mano. A me interessa, però l'ultimo catcher mi dà fastidio averlo in mano adesso. Sì, anche perché non ho più la fune di fuga, questo è l'ultimo catcher. Se lui riesce ad alternare i Gardevoir potrebbe mettermi in difficoltà, è proprio l'unica cosa che può fare. Ed è la cosa migliore che può fare. Lui fa un attacco adesso e si pesca un primo, ne restano tre. Io faccio un attacco. Lui switcha, manda l'altro e pesca, gli restano due premi. No, dovrei riuscire comunque. Dovrei comunque farcela. Cioè dovrei riuscire a danneggiare a sufficienza due Gardevoir prima che lui peschi gli ultimi suoi premi. Se dovesse fare questa giocata. Se ora dovesse usare Kissara sarebbe pazzesco, perché vuol dire che il catcher lo posso mettere in fondo al mazzo. E poi ci mancherebbe, magari poi quando lo uso faccio croce, però non sarebbe male. Ragazzi, mi sa che vinciamo, eh. Gallade, con cui si prende una carta aiuto. Se evolve sono contento, perché vuol dire che non sta mettendo l'altro Gardevoir EX. Lui mettendo su 4 danni significa che io con due attacchi da 140 faccio il KO. E questa fa una differenza enorme. Raffinatezza. Sì, sì, tu fai pure, fai pure. Raga, secondo me la vinciamo. È tesa, eh. Ecco il secondo Gardevoir, quindi sta giocando nel modo corretto. Ecco Kirlia per Gallade. Io come sono messo a modi per switchare? Per evitare brutte sorprese. Ho ancora due carretti. Purtroppo ho finito i pioni, ma perché? Due non li ho neanche usati, quindi vabbè. Ok, mi hai tolto la stadio, non mi fa alcuna differenza. Anzi, adesso... Oh, ok, eccola lì, la Kissara, me l'aspettavo. Vediamo se pesco delle carte che posso togliere. Questo Cramobot, se non pesco una carta strumento, potrebbe essere un grosso... L'ultimo Cramobot, potrebbe essere un problema. E ho anche delle Ultra Ball nel mazzo, devo stare attentissimo. Potrei rischiare di non attaccare, se non attacco potrei perdere la partita. Non è mica semplice restare sempre senza carte in mano, eh. E il Cramobot è troppo importante, l'avete visto in questa partita. Gioco pochissime carte aiuto proprio perché non devo avere mai carte in mano e quindi uso solo carte strumento. Però Cramobot serve una carta strumento in mano per giocarla. Io nel mazzo so di avere un Velusa e almeno un paio di energie. No, non almeno, al massimo un paio. No, ne ho 6 giusto, non 5. Non mi ricordo se ne ho tenute 5 o 6 alla fine. Vediamo cosa pesco. Carte nascoste, lui comunque sta facendo tutto quello che deve fare. È chiaro che se lui non mi fa inceppare, io vinco per forza, perché peschiamo un premio a testa a turno. Se mi fa inceppare può recuperare, allora a questo punto vince lui. È come contro qualunque mazzo da un premio, anche nel mirror di Gardevoir. Ecco i danni che mi interessano. Devo pescare una carta strumento. Devo assolutamente pescare una carta strumento. Mamma mia. Tesa, ragazzi, c'è tensione. Questo top deck determina l'esito della partita. Sì. Perfetto. Perfetto. Non mi interessa, faccio testa o croce. Meglio, prendo un'energia. Qui sono a posto anche per dopo. Ho anche una sofora. Quante energie. Ho Ultra Ball, poche Gear. Ho la Minor Ball.
Avrà più senso prendere Sofora? No, assolutamente no. Sto pensando... Allora, adesso... Intanto facciamo il danno. Sto pensando se voglio... Sì, no, le carte le devo pescare. Perché se pesco una carta che non posso scartare... Almeno pescandole così ho più possibilità di svuotare la mia mano. Oh no! Troppe energie. Sono troppe energie. Ho pescato entrambe le energie rimaste nel mazzo. Ho pescato entrambe. Ma infatti... Però non posso giocare meno energie di così. Io volevo giocare addirittura 5 soltanto. Ma diventano troppo poche. A questo punto della partita dovrebbero essere più che altro negli scarti. Infatti ce ne sono un paio. È un rischio, ragazzi. Ah! Siamo ancora a punto di prima. Potrei ancora perdere nello stesso modo di prima. Io devo fare ancora 2 attacchi. Uno sul Gardevoir che metterà attivo adesso. E uno su qualsiasi Pokémon metterà attivo il turno dopo. Se riesco a fare questa cosa, vinco la partita. Lui non può vincere prima. E sto anche finendo i carretti. Questo era il quarto, giusto? Quindi il problema boss adesso sì che arriva. Non posso perdere neanche un turno e vinco la partita. Se perdo un solo turno perdo. Mamma mia. Ragazzi, non ci voleva questa doppia energia. Ma si può. Dai, magari pesco. C'erano ancora un po' di Ultra Ball nel mazzo. Ne ho ancora 3. Ho 3 Ultra Ball in 11 carte perché non sono nei premi. Ah, sta mandando... Sì, ne... Ah, era abbastanza ovvio questa cosa. Avevo trascurato il fatto che... Però un catcher. Cioè, avevo trascurato il fatto che lui, prima di mandarmi l'altro Gardevoir, poteva mandare un altro Gardevoir piccolo. La cosa bella... Vediamo quanti danni si mette. No, non ne servono troppi. No, sono il primo attacco di Verusa. Sì, non, stavo dando per scontato che volesse mandare solamente Gardevoir EX, ma non è affatto scontato questa cosa. Tanta run e io ne faccio 40. Quindi non serve a niente. Ragazzi, se non pesco bene anche stavolta... Ne ho di carte che vanno bene, ne ho tantissime, eh. Ma se non pesco bene anche stavolta perdo la partita. Vediamo. Mamma mia, che emozione. Beh, comunque ragazzi, questo mazzo sta tenendo testa alla grande a Gardevoir, eh. No, cioè, non è proprio il primo mazzo che passa Gardevoir. Macerie. Va bene. Ok, questo... Ah beh, sì, perché se io avessi trovato il catcher adesso avrei potuto chiudere la partita. Però in realtà non ci avevo neanche sperato, perché so che è in fondo al mazzo. Io ho anche un Articuno nel mazzo in questo momento. Che è una carta che se la pescassi sarebbe un casino. Ho anche Sofora che non mi serve a niente. E ho tante carte che non voglio pescare. Però ho anche 3 Ultra Ball. Chi sarà? Va benissimo, eh. Lui pensa di mettermi in difficoltà, ma in realtà forse mi sta facendo un favore. Sì! Caro mio avversario, tu pensi di mettermi in difficoltà, ma questa cosa potrebbe farti perdere la partita. Vediamo. E poi c'è il catcher. Se non faccio testa con il catcher, comunque perdo, eh. Perché lui manda Gardevoir e può fare 2 attacchi di fila, quindi... Assolutamente, non sono comunque messo bene. Ok, questo lo scartiamo subito, così non rischio di pescarlo. Cos'è che mi resta nel mazzo? Allora, Sofora per l'energia, carretto, energia, Minor Ball, Poké Gear. Sono tutte carte che posso di cui posso disfarmi, tranne la doppia energia. Quindi secondo me devo assolutamente... Sì, no, adesso io faccio il KO, ma devo assolutamente usare Venusaur. Il prossimo tour, adesso. Perché devo trovare il catcher. E se faccio testa con il catcher dovrei farcela. Nei premi... Ho la Peso Ball. E cos'era l'altra? Boh. E l'altro Articuno l'ho pescato. Cioè sì, l'ho appena scartato adesso.
peschiamo. Ok, perfetto. Ho un'energia, non devo pescare l'altra dopo, se no sono perso. Però non ho pescato il catcher, quindi potrei aver perso comunque. Ragazzi, qui la fune di fuga sì che serviva. Vale la pena magari mettere più fune di fuga nel mazzo, anziché 4 e 1 con i carretti, fare magari un 3-2. Perché la fune di fuga qua mi avrebbe fatto vincere la partita. Con la fune di fuga avrei vinto la partita. Se pesco il catch e la faccio testa, vinco. Altrimenti, perdo. Quindi ci sono un po' di cose che devono succedere. Ragazzi, non penso di vincerla, assolutamente. Però ah, ha rimesso Gardevoir, quindi niente fune di fuga, ottimo. Il mio avversario se l'ha giocata molto bene. Diciamo che un mono ordini del capo non starebbe male in questo mazzo, però è difficilissimo giocarlo. Ok, spino. Vediamo cosa mette in gioco. Un altro Zacian. Non so bene per quale motivo. Psicobraccio. Niente, se pesco il catcher e faccio testa, vinco la partita. E mi sa che in qualunque altra circostanza perdo. Ho una probabilità su 8. Cos'è più o meno? È un po' più del 20%? No, cosa dico? È un po' più del 10%. Sarà circa il 15% di probabilità, un po' bassina. E poi devo fare anche testa. Ok, sta mettendo su già l'energia, non so come mai ha così tanta fretta, però fa niente. Sì, ci vogliono più funi di fuga, secondo me. No, ma non sarebbe capace uno. Forse un boss. Magari un boss al posto di Sofora. Che Sofora l'ho messa... È l'ultima modifica che ho fatto, Sofora. Ma in realtà forse non serve. Quindi si potrebbe magari mettere un boss al posto di Sofora. Se avessi pescato il boss sarei stato super contento, però. Niente, allora. L'ultima carta... Ah, è vero, la scarpa da trekking. Energia. Carretto. Poke Gear. Eccolo lì il catch. Avevo ancora la canna da pesca. Sì, forse Sofora in realtà era meglio lasciar stare. Niente ragazzi, è stata davvero una bellissima partita. Niente da dire. Molto tesa. Notare che sto giocando un mazzo che appunto non mi risulta che nessuno abbia mai pensato di costruire da questa espansione, quindi l'ho costruito da zero, tra l'altro l'ho testato pochissimo, però già mi piace moltissimo, quindi il primo impatto è assolutamente ottimo. Chissà con qualche settimana di test cosa potrebbe venire fuori da questo mazzo qua, se già all'inizio è così forte. Poi la cosa che mi piace è che è proprio economico, non costa niente questo mazzo, è super economico, avete visto, anche facile da usare. Quindi ve lo consiglio davvero tanto. Però adesso, vabbè, non è... Sembra che sto finendo il video adesso. Assolutamente no. Facciamo un'altra partita, ma magari anche due. Ragazzi, guardate la meraviglia della mano che ho. Se passa, ho vinto. Non ha passato. Non importa. Ragazzi, preparatevi ad assistere a una cosa bellissima. Energia. Poi, cosa vogliamo fare qua? Direi, vogliamo mettere capo Cramorant o Manaphy? Direi Cramorant, quindi facciamo Ultra Ball scartando carte che non mi servono. E prendo Venusaur, è troppo importante. Mettiamolo giù subito. Poi usiamo Peony, ci prendiamo un bel carrettino e una Minor Ball. Con la Minor Ball prendiamo un altro Velusa, così siamo già pronti per dopo. Non c'è fretta di giocare Articuno in questo caso. Carretto di scambio, Velusa, primo turno, mettiamo KO subito un Cramorant. Il mio avversario ha in gioco un Manaphy e basta. Quanto sono casato! E non mi metterà neanche KO. Perché come fa a mettermi KO adesso? Guardate che mano! Spettacolo questo mazzo!
Ragazzi, questo mazzo gira benissimo. È facile da usare. Cioè, cosa aspettate? Ma voi state ancora guardando questo video? Non avete ancora costruito questo mazzo? Ma correte subito a costruirlo! Ha fatto la burno su Malafi! Perché avrà detto, ma scusa, ma com'è possibile? Sono appena stato messo capo da un Velusa. Ragazzi, io non l'ho neanche messo nella top 20 di questa espansione, questa carta. Perché non mi ero reso conto che fosse così forte. Poi prima ho detto, dai, riguardiamo un po' le carte dell'espansione con più calma. Per la terza volta, perché certe cose le noti quando le riguardi per la terza, quarta volta. Guardo questo Velusa e dico, ma scusa. Cioè, è forte. Vai vai, settati pure. Tanto ragazzi, ormai abbiamo vinto, dai. Anche perché, ma la cosa fortissima è che lui con Cramorant non può nemmeno rispondere al KO subito. Nemmeno se vuole fa 120 danni. Quindi se anche lui adesso riesce a mettere 4 carte nell'area perduta, che deve ancora farne di strada per farlo, non è che poi fa Cramorant e fa il KO. Però io sì. Mamma mia. Tanto ha fatto la burno, quindi no, non attacca. Io sto per mettere KO questo Confi adesso e andare sopra di 2 premi. Mamma mia. Allora, Articuno, beh, giochiamola. Facciamo intanto... Allora, facciamo scarpe da trekking. No? Acchiappa Pokémon, ci può stare. Voglio mettere KO Greninja, se riesco. Mi faccio pure testa. Ragazzi, questo mazzo. Adesso magari faccio anche test e prendo l'energia? E certo. No, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando qua? Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? KO Greni. Ragazzi, non poteva uscire un pochino prima questa espansione. L'avrei portato allo special di Torino, questo mazzo. Cioè, il mio avversario starà pensando, ma cosa sta succedendo? E io con questa mano so già che attaccherò al prossimo turno. Perché posso tranquillamente scartare tutto con Ultra Ball. Se non voglio rischiarmela col Pokéstop. Ma Pokéstop lo gioco, poi faccio Ultra Ball. E prendo un altro Velusa. Allora, prima o poi ce la farà, spero, a mettere in gioco dei Pokémon un po' più grossi. Tipo Dragonite, Raikou, cioè qualcosa del genere. Fune di fuga. Io ti mando comunque Velusa. È troppo divertente, ragazzi. Questo mazzo è troppo divertente. Cioè, io spero che si capisca da questo video quanto mi sto veramente divertendo a giocare questo mazzo. Provatelo, davvero, provatelo. Tra l'altro, cioè, avete visto, costa pochissimo, quindi se non avete neanche tanti crediti così, cioè, anche se prendete qualche codice, come vi consiglio sempre su BuyPTC Geocodes, non vi servono neanche tanti codici. Ricordatevi il codice sconto Weevil, è 5%. Ok, siamo contro Meowscarada, interessante. La situazione un pochettino cambia, perché Meowscarada è forte. Infatti, se riesco a trovare un Peony, prendo doppio catcher adesso. Ho trovato un Peony. Allora, Pokéstop. Però se faccio doppia testa, come mi è anche già capitato, è un problema. Perché Meowscarada mette danni in panchina, quindi un pochettino bisogna stare attenti, eh. Allora, facciamo Peony. Ah, ho un solo catcher, quindi dai, almeno... da un lato è forse meglio. E c'è qualcos'altro che voglio prendere per usare a vuoto? Forse una peso ball. Ho nei premi qualche Pokémon. Un Velusa. Ho un Velusa nei premi, quindi no. Lasciamola questa. Una choice belt che non mi servirà, dai, la segno così non rischio di pescarla per niente. Faccio testa, mamma mia. Adesso sì, prima era uno sfido, adesso è importante. Mamma mia, ho fatto testa davvero. Mamma mia, ragazzi, ho fatto testa davvero, wow. KO.
Wow. Molto molto bene. Ha concesso, beh. Che spettacolo! Potrei andare avanti tutta la sera a giocare questo mazzo. Che partite, ragazzi! Mamma mia, mi sono divertito un casino a girare questo video. Vi consiglio davvero tantissimo di provarlo. Ma provatelo anche in real, queste carte costano pochissimo, potete acquistare anche le carte singole, in questo caso vi consiglio CardTrader. Con CardTrader Zero avete anche la possibilità di pagare una sola spedizione, quindi risparmiate un sacco di soldi. Iscrivetevi su CardTrader con il link trovato in descrizione, così un po' mi supportate, e poi avete anche 2 euro da utilizzare subito su CardTrader. Ragazzi, provate questo mazzo, ve lo consiglio davvero tanto, fatemi sapere come vi trovate e fatemi sapere qual è il prossimo video che vorrete vedere, perché ho già preparato un sacco di mazzi da portare con questa nuova espansione, però se c'è qualche suggerimento che volete darmi, a me fa sempre piacere. Ragazzi, ci vediamo prestissimo. Ciao!